Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato, com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle baggianate alla David Copperfield. Ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca. E secondo, ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto mio padre. Carini e tutto quanto, chi lo nega, ma anche maledettamente suscettibili. D'altronde non ho nessuna voglia di mettermi a raccontare tutta la mia dannata autobiografia e compagnia bella. Vi racconterò soltanto le cose da matti che mi sono capitate verso Natale, prima di ridurmi così a terra da dovermene venire qui a grattarmi la pancia. Niente di più di quel che ho raccontato a DB. Con tutto che lui è mio fratello e quel che segue. Sta a Hollywood lui. Non è poi tanto lontano da questo lurido buco, viene qui a trovarmi praticamente ogni fine settimana. Mi accompagnerà a casa in macchina quando ci andrò il mese prossimo, chissà. Ha appena preso una Jaguar, uno di quei gingilli inglesi che arrivano sui 300 all'ora. Gli è costato uno scherzetto come 4.000 sacchi o giù di lì. È pieno di soldi adesso, mica come prima. Era soltanto uno scrittore in piena regola quando stava a casa. Ha scritto quel formidabile libro di racconti, Il pesciolino nascosto, se per caso non l'avete mai sentito nominare. Il più bello di quei racconti era Il pesciolino nascosto. Parlava di quel ragazzino che non voleva far vedere a nessuno il suo pesciolino rosso perché l'aveva comprato coi soldi suoi. Una cosa da lasciarti secco. Ora sta a Hollywood, DB, a sputtanarsi. Se c'è una cosa che odio sono i film. Non me li nominate nemmeno. Voglio cominciare il mio racconto dal giorno che lasciai l'istituto Pensi.